Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e anche oggi ragazzi tantissime novità per quello che riguarda le ultime 24 ore di Fortnite. Un sacco di roba assurda è stata trovata ieri pomeriggio nei file di gioco. Tre armi, per l'esattezza, con tanto di video gameplay che non si capisce bene che ruolo avranno in questa season perché sono davvero pazzesche. Nel video di oggi però parleremo anche di alcune modifiche che stanno accadendo in mappa e di una domanda molto interessante che era già stata fatta ad uno dei capoccioni di Epic Games che finalmente ha dato una risposta. Prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator Xuderone. Grazie mille ragazzi per il vostro sostegno, mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news. E allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi, che si tratta proprio delle nuove armi scoperte, Gnom Gun. Sì ragazzi, nei file di gioco è presente una pistola che spara gli gnomi. Non sto scherzando. Non sto scherzando, It Shoots Gnomes sembrerebbe essere la descrizione dell'arma, quindi spara veramente gli gnomi. Non sappiamo ovviamente quando e perché hanno creato questa arma, ma abbiamo un gameplay e ve lo faccio vedere ragazzi. Come, dov'è finito? Eccolo qua ragazzi, come vedete abbiamo la skin del bombarolo lucente e guardate un pochettino, porca vacca, spara veramente gli gnomi raga, e li spara tra l'altro con una velocità incredibile. Ora io non so bene il perché abbiano voluto inserire questa arma, magari farà parte di una LTM, non ne abbiamo assolutamente idea, però è davvero una cosa molto molto curiosa. E tra l'altro insieme a quest'arma ce n'è un'altra, Troll Launcher, quindi Most Likely Scrapped Heavy Weapon Launch Explosive Trolls. Praticamente è un lanciarazzi normalissimo. L'unica cosa è che spara, fa l'effetto dell'esplosione, ma non fa danno. È un troll, quindi probabilmente avrà tipo munizioni infinite o comunque un tempo di ricarica. Io non so sinceramente che cavolo voglia dire una cosa del genere, ma ho un gameplay anche di quest'arma ed è veramente un qualcosa di incredibile. Come vedete ragazzi, è un lanciarazzi normalmente, normalissimo, solo che l'esplosione non va da nessuna parte. Lui li carica anche i rocket, ma non fanno assolutamente niente. Non capiamo ovviamente il motivo, io credo appunto che inseriranno una nuova LTM o qualcosa di particolare, perché sono armi in realtà che non hanno assolutamente senso. Questa tra l'altro è l'immagine nei file di gioco dello Gnom Launcher. Non capisco neanche perché sia presente uno Gnom Launcher, anche perché abbiamo visto come il Troll Launcher, quello che vi ho appena fatto vedere, utilizzava colpi esplosivi. Questa potrebbe essere qualcos'altro, magari trovando della roba in giro la vai ad inserire, io non ne ho assolutamente idea, ma è veramente incredibile. Guardate invece il gameplay di quest'arma, si chiama Tinstack, praticamente è una specie di minigun solo che ha un potere esplosivo incredibile. Vi faccio vedere anche qua lo spezzone, dovremmo averlo, questo è lo lanciagnomi, eccolo qua ragazzi, come vedete bam, spara a raffiche di mitraglia, solo che tutte le raffiche sono esplosive. Ora io voglio vedere come fai a counterare un avversario che ti si presenta davanti con una roba del genere. È veramente una cosa folle, fuori dal normale, e dubito fortemente che queste armi possano realmente essere inserite in un contesto del Battle Royale, anche perché una di queste ha addirittura delle statistiche, quindi sono robe che stanno seriamente sviluppando nei file di gioco. Come vedete firing rate 0,65, il vertical recoil 10,45, l'horizontal recoil 2,5, 67 il danno, reload time 2,9 secondi e due colpi sul caricatore. Ora io non so di quale arma si stia parlando, però sono davvero molto molto curiose. E questa ragazzi è un'altra arma, infatti quella che vi ho appena fatto vedere, vista invece come se fosse droppata. Come vedete sembra che abbia una rarità mitica, è una specie di minigun solo semplicemente più corta.
ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi, perché ci sono delle cose molto curiose per quanto riguarda il Mandaloriano, ragazzi. Il Mandaloriano, vi ricordo, è presente da questa season nella nostra, da questo capitolo, da questa season nel capitolo 2, e la cosa particolare è che è l'unico NPC che continua a spostarsi, perché ieri, se non lo sapete, il Mandaloriano ha cambiato nuovamente location. In questa mappa che state vedendo ci sono tutti i vari spostamenti, siamo arrivati al terzo spostamento e come vedete prende tutta l'area che è compresa tra il Colosseo e lo Zero Point. Il Mandaloriano lo si può riconoscere facilmente perché ha questo piccolo accampamento con un campfire ed è anche abbastanza cattivo quando lo incontrate, in quanto con il suo cecchino va a fare delle hit abbastanza assurde per essere un NPC. La domanda che ci facciamo giustamente è: perché questo personaggio non giocante ha la particolarità di spostare il proprio accampamento? Che senso ha? Sinceramente non abbiamo ancora una risposta, nonostante sappiamo che il Mandaloriano è una delle skin più importanti per quello che riguarda la storyline di questo capitolo, uno dei migliori cacciatori che Jonesy è andato a prendere direttamente dal punto zero alla ipotetica realtà. Quindi ovviamente staremo a vedere i suoi spostamenti e vedremo se per caso ci saranno delle cose ancora più interessanti che lo riguarderanno. E arriviamo all'ultimo argomento del video news di oggi, ragazzi, perché vi ricordo che il 26 dicembre 2019 il signor Will Hershey fece una domanda direttamente su Twitter a Tim Sweeney, uno dei capoccioni di Epic Games, che gli dice: tu vedi Fortnite come un videogame o come un platform? E Tim Sweeney dice: Fortnite è un gioco, però per favore rifammi questa domanda tra 12 mesi. Ed effettivamente dopo 12 mesi è stata rifatta la stessa identica domanda, dove gli dicono: tu vedi Fortnite come un gioco o come una piattaforma? E lui risponde: Fortnite è un gioco principalmente, ma ogni update, ogni aggiornamento e ogni nuova mappa creativa lo fanno crescere, facendolo sempre di più avvicinare ad un platform. Il 2021 sarà un anno molto interessante per Fortnite. Sappiamo anche, vi avevo fatto vedere, ragazzi, qualche video fa, che hanno messo anche a disposizione tutto uno strumento di modifica delle mappe, che l'hanno chiamato Creative 2.0. In realtà l'hanno messo in testing, non è ancora disponibile per tutti, che darà la possibilità di sviluppare mappe in modalità creativa anche per i esperti, con una tonnellata in più di tools e di roba interessante. Insomma, ragazzi, staremo a vedere quello che hanno deciso di fare. Credo che il 2021 sarà tanta roba per il nostro Fortnite. La season che stiamo vivendo in questo momento ce lo conferma. Io per oggi vi ringrazio tanto per aver guardato questo video news. Mi raccomando, un bel pollicione in su, ragazzi, schiacciate il like, lasciate un commento e aiutatemi a mandare questo video nei consigliati. Noi ci vediamo alle 8 in live su Twitch. Ciao!